Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video haul dedicato al latte, in particolare al disegno, ma in questo caso non solo, è molto più, diciamo, in ambito molto creativo, il mio haul, che è dedicato a Artisa, questo sito che per me è fantastico. Io da che ho scoperto questo sito, praticamente se mi serve qualcosa per disegnare io vado lì. Hanno veramente cose di ottima qualità e secondo me il rapporto qualità prezzo è fantastico. Io sono andata sul sito perché cercavo in particolare una cosa che è, diciamo, un'ultima novità che è entrata appunto in questo mondo di Artisa e che sta spopolando sui social, quindi vedo un sacco di foto, di video su Instagram, video su YouTube, perché hanno mandato appunto questo prodotto a tutti gli artisti, quelli un po' più influenze, e io ci sono cascata subito perché l'ho voluto subito questo prodotto e ve ne ho già parlato anche nel mio ultimo video del disegno, che lo troverete qui alla fine di questo video. Sto parlando dei Scratch Paper. Ma andiamo per ordine. Io sono entrata sul sito per acquistare questo, poi però c'erano i saldi, c'erano belli sconti. Alla fine nel carrello ci sono finite ben tre cose e quindi oggi le apriamo tutte insieme, perché in realtà le ho sì aperte ma non del tutto, quindi un po' le scopro insieme a voi. Allora, iniziamo. Ho voluto prendere innanzitutto un astuccio. E voi direte, cosa? Un astuccio? Sì, ma è particolare ed è questo. Praticamente è il pencil case, quindi è studiato per matite, pastelli, insomma quelle cose lì, e sono ben 64 scompartimenti. Allora, c'erano due fantasie, una in bianco e nero, ma io ho veramente adorato e preferito questa, che ricorda molto le case, quelle dei notebook, degli iPad, e praticamente ha una tasca qui davanti per mettere eventualmente fogli, e aprendolo, come vedete proprio io non l'ho aperto, quindi non so nemmeno come è fatto. Ok, si apre esattamente proprio come si le case. Voilà! E cioè, allora, è fatto a libro praticamente, ha questi elastici qui tagliati praticamente, dove ci si infilano le penne o insomma quello che si vuole. Io essenzialmente l'ho preso perché mi serviva per sistemare anche tutte le grammatite che mi arrivano con la scroll box, che mi occupano un sacco di spazio, e comunque sì, è fatto così. Trovo che sia molto utile fatto così perché permette appunto di dividere in scomparti, cioè posso fare tipo una sezione dedicata solo alle matite da disegno, una sezione dedicata ad esempio solamente ai pastelli, insomma è veramente bello e mi permetterà sicuramente di liberare molto spazio, perché io non ho molto spazio dove tengo tutto il mio materiale da disegno, e quindi sì, cerco di tenerlo in ordine e tutto, ma insomma sicuramente in questo modo risparmierò molto spazio e comunque avrò tutto molto più a portata di mano, quindi questo è veramente bellissimo. Ah, infatti mi stavo chiedendo, ma non ha nemmeno per portarlo? Ebbene sì, ha anche la maniglia, cioè è bellissimo, non c'è niente da dire, è proprio bello, quindi super acquisto. Poi veniamo a quello che ho preso e perché sono appunto entrata sul sito, ed era questo. Praticamente ci sono due versioni di questo scratch paper, c'è questo che è praticamente quello che ho preso io, l'album, oppure c'è una box quadrata con appunto tutti questi foglietti che più che altro secondo me serve per fare tipo bigliettini, insomma cose più così. Io ho preferito prendere proprio l'album, e dietro spiega che cosa contiene questa confezione, che contiene praticamente 20
fogli rainbow, quindi arcobaleno, 10 con un finish oro, 10 con il finish silver, quindi argento. Poi c'è anche lo sfondo a spazio, quindi con la galassia, e questo mi attira tantissimo. Poi ci sono le limette, per tipo le lime per le unghie, per affilare appunto i pennini. Ci sono 4 anche stencil con le formine, 4 card, quindi proprio cartoncini, e 2 così. I due, no, ci sono, anzi, ho sbagliato, scusate, 4 pennini e 2 tipo limette per le unghie. Che cos'era? Cellulare. E 2 appunto per rimare. Allora, vediamo. Ok, è tutto contenuto qui. Qui non c'è più nulla. Allora, apriamo. Sto curiosissima perché ho visto un sacco di video su queste cose, e alcuni ci fanno veramente dei disegni bellissimi. Allora, ecco, sono proprio divisi a fogli, non sono album. Io credevo fosse un album, mi sono sbagliata. Allora, l'unica cosa è che vedo che qualcuno, non so se si nota, è già un pochino rovinato. Va bene, ce ne faremo una ragione. Allora, io mi ricordo che quando ero piccola, l'unica cosa è che vedete, per esempio, questo è molto rovinato, però questo potrebbe essere anche tipo un effetto da dare alla fine. Ok, qualcuno è magari un po' rovinato, però insomma, grandi linee mi sembrano tutti integri. L'unica cosa, sì, vabbè, ok, sono tutti integri, è che non sai quello che ti capita, perché non c'è scritto da nessuna parte qual è il colore che c'è sotto. Ok, io comunque questi li continuo a tenere qui dentro per evitare appunto che si rovinino. Poi, allora, abbiamo questi che sono appunto i pennini, quelli per scrivere, che sono fatti da una parte a punta e dall'altra invece sono fatti in questo modo, perché dovrebbero anche servire a fare tipo la calligrafia, che però io non so fare, e quindi questi sono 4. E nel momento in cui si spuntano, si possono riappuntire con i buffer questi. Poi ci sono, ok, i 4 cartoncini, che sono poi, vedo dietro, anche tipo proprio cartolina, vabbè, chi spedisce più le cartoline. Però secondo me questo è un modo anche carino per rilassarsi, perché ti metti lì, colori questi disegni, sono tutti uguali. Quindi abbiamo anche questi, che potrebbero però essere carini come idea per dei biglietti di auguri. E poi ci sono gli stencil, anche se io però preferisco disegnare a mano libera, però credo che li userò. E ci sono sia le lettere dell'alfabeto, non so se si vede, ok, qualcuna non è, ecco, c'erano ancora pezzettini di plastica. Ci sono appunto diversi simboli. Poi qui che abbiamo? Oh, qui sono fatti, sì, quelli per fare tipo cornici, i banner, no? Si chiamano, mi sembra. Quindi anche questi potrebbero essere carini proprio per i bigliettini di auguri. E qui, ma erano 3 o 4? 4 stencil. Ok, io ne ho 3, vabbè, non fa niente. E questo è un altro che ha Love for You, ha diversi simboli, più il pianeta, la nuvola. Questo mi piace, è carino, però io non so perché, io adesso sono sempre sfortunata, perché ce ne devono essere 4 e io ne ho 3. Vabbè. Ah, ok, andiamo avanti, anche se questa cosa un po' mi urta. È veramente molto strana questa cosa. Ok, io ne ho 3.
Poi ho preso una cosa che non so. Allora, in realtà ho qualche idea su come utilizzarli, però secondo me, cioè, questi sono belli proprio anche da vedere così esposti. Ho preso questa maxi confezione di 54 tubetti di glitter, e questo è la meraviglia. Allora, vi arrivano così, tutti belli scatolati, confezionati, e ogni boccetta è a sua volta all'interno, visto, sigillata, quindi va tolto il sigillo. Per il momento non lo tolgo, adesso li spacchetto e ve li metto tutti quanti così li vedete, cioè sono bellissimi. Ok, questa è la meraviglia. Ci sono alcuni colori che sembrano così simili tra di loro, ma non lo sono, perché se magari sono simili tipo questi alla base, hanno però poi dei glitter, delle cangianze che li differenziano. Quindi questi sono tutti e 54 i glitter, cioè sono bellissimi. E la mia idea era quella di innanzitutto tenerli esposti vicino alla scrivania, tipo sulla libreria, perché cioè anche solo un colpo d'occhio così con tutti questi colori è davvero bellissimo, secondo me. Cioè, io ho pensato che questi li tengo praticamente esposti vicino alla scrivania, sulla libreria, perché così anche solo il colpo d'occhio, vedere tutti questi colori è bellissimo, e li voglio mettere tipo a scala, no? Di colore. E poi io ho pensato che tipo con la colla posso attaccarli sui disegni e quindi rendere i disegni molto più particolari, oppure mischiarli anche agli smalti. Ora questo voglio vedere se funziona o se lo smalto va a coprire tutti i glitter e non si vede più nulla. Ci voglio provare, perché secondo me anche aggiunti agli smalti è come se hai uno smalto e all'improvviso, mischiandolo con questi glitter, ne hai un altro. Quindi non compri un nuovo smalto, ma in realtà hai un nuovo smalto. Potrebbe essere un'idea. E quindi niente, io cioè so felicissima di tutte queste cose che ho preso, a parte per lo stencil mancante, purtroppo. Però vabbè, a parte quello, me ne farò una ragione. E per il resto, Artisa, come si chiama il sito, non so, però non delude mai, c'è veramente di tutto, ma non solo per il disegno, anche per altre cose creative. E è fantastico, è un sito fantastico, e quindi sicuramente io ci torno volentieri appena ho bisogno di qualcosa. Quindi fatemi sapere se vi piacciono le cosine che ho preso e se avete già provato qualcosa, insomma fatemi sapere. Io vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate il link, e anche di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!